Ciao, come va? Qualche novità di Zola? No, dovevamo sapere qualcosa ieri. Ieri hanno detto oggi, l'hanno già messo. Non lo so, tu stai bene? Per forza, devo operare il mio primo aneurisma oggi. Io ho la sostituzione di una valvola, la mia sostituzione valvolare. La Atman dovrà stare zitta e guardare. Spero mi capiti una bella sala. L'hanno già messo? Ancora no. Ehi, hai saputo niente di Zola? No, niente di niente. E deve operare il suo primo aneurisma. Non vuoi cominciare con qualcosa di più semplice? Per esempio, giocare con le seghe a nastro. Ah, grazie, è confortante. L'hanno messo? Lo stanno mettendo adesso. Ciao, hai saputo niente? No, niente. E come mai sei qui? Non ho niente da fare, devo fare qualcosa. Tanto vale fare questo. L'hanno messo? Sala 3. Sì. Oh, adoro la sala 3. Resezione intestinale, non avevi un caso pediatrico? Ho cambiato all'ultimo. Non puoi cambiare così. Chirurgia plastica. Credevo tu fossi il Gunter. Sprechi i tuoi punti per le tette finte. È un labbro leporino. Migliorerò la vita di un bimbo. Kepner deve riparare un ginocchio ammaccato. Siamo lontani dall'Olimpo. Ragazzi, dovrete anche cominciare a insegnare tecniche di laboratorio. Oggi ho gli orari del mese. Sono sul tabellone nel mio ufficio. Nel tuo cosa? E quando ce l'hanno dato? Non ce l'hanno dato, è per lo specializzando capo, veramente. Bello, ci posso dormire qui sopra? Sì, l'ho comprato su internet. È mio. Abbiamo un frigo. Ok, ragazzi. Perché c'è il mio nome qui? Sono gli orari del mese per il laboratorio delle matricole. Ognuno di voi ha una tecnica da insegnare. Io non posso, ho una valvola mitralica oggi. Bene, allora fa cambio con uno di loro. Aneurisma intestinale. C'è un bambino. Ragazzi, per favore, li ho suddivisi equamente. Per favore tu, ogni nostro intervento di quest'anno può finire in TV su Oral Boards. Amano scegliere quelli andati a male. Questo può influire sulla mia futura carriera. Insomma, non è solo questione di vita o di morte, April. Si tratta della nostra carriera. Ok, chi andrà peggio oggi insegnerà tecniche di laboratorio per tutto il mese. Va bene. Ci sto. Ma è terribile. Avete ricevuto questa email? Senti, è un'indecenza. No, no, no. Non si scommette sui pazienti e sui loro interventi. È un ordine. Tu non partecipi allora. Sapete che vi dico, tutti fuori dal mio ufficio. Ehi, Weber si è dimesso. Non è più primario di chirurgia. Il dottor Owen Hunt è il nuovo primario di chirurgia. Cosa?